Non ve l'aspettavate, eh? Benvenuti! È incredibile, ma ho appena accoltellato un pollo. Da quanto aspettavate questo momento? Da quanto aspettavate questo momento? Da una vita, suppongo. Bene, l'aspettavo anch'io, effettivamente mi mancava. No, non mi mancava perché non l'ho mai fatto. Mi mancava l'idea di fare un video della rubrica più seguita dagli abitanti di San Benedetto del Tronto. Salutiamo gli abitanti di San Benedetto del Tronto e soprattutto la signora Pina, che oggi compie 10 anni. Iniziamo subito con la spiegazione del piatto di oggi. Cosa abbiamo qui? Un petto di pollo, incredibile. Abbiamo del formaggio rosa camuno. Abbiamo... abbiamo... Ok, ci siamo. Abbiamo del burra, una pera Williams, come la famiglia inglese. Abbiamo dello scalogno, abbiamo del pepe bianco, ma abbiamo anche del pepe nero, perché Black Lives Matters. Poi abbiamo del miele e, ingrediente principale, abbiamo del whisky, del buonissimo whisky invecchiato di non so quanti anni. Ma come base di tutto abbiamo un bel chilo di gnocchi, o come direbbe mia mamma, un bel chilo di Luca Baldo. Iniziamo, iniziamo. Abbiamo presentato gli ingredienti, no? Il nostro piano di oggi è fare una tartare di petto di pollo, quindi iniziamo dal petto di pollo. Lo togliamo dalla confezione, è importante toglierlo dalla confezione. Abbiamo scartato il petto di pollo, no? E ora? Era buono. Di conseguenza adesso non ci resta che tagliarlo. Ho notato che c'è un pezzo di plastica. Ora proverò a toglierlo. Non credevo fosse così difficile tagliare un petto di pollo. Elimineremo qualsiasi tipo di pezzo duro, perché l'unico pezzo duro qua sono io. Bene, ora che abbiamo aperto il nostro petto di pollo, è il momento di iniziare a colpirlo con un macete, in modo da farlo rassegnare, da fargli capire che ormai non ha più modo di combattere contro di me, per fargli capire chi ha vinto. Ok? Bene, così iniziamo un po' a dargli fastidio. Strano che non si lamenti questo pollo, effettivamente. Oh, sto sporcando un po' in giro, ma non importa. Nella vita. Ora iniziamo a tagliuzzarlo. Ok? Lo tagliuzziamo. Prima a strisce lunghe, poi a strisce corte, poi fino alla morte. Stiamo proseguendo con il taglio e ora taglieremo nel senso opposto, in modo da fare dei piccoli bettini, che poi tartare di pollo, chi mangia il pollo crudo? Nessuno, ma infatti noi lo cuoceremo. Tartare è solo un modo per dire che lo tagliamo, che ce ne frega noi dei termini corretti. Se dovessimo prestare attenzione a ogni termine corretto nella nostra vita dovremmo stare zitti, vero Gianni? È una tagli tagli di pollo, ma tagli tagli. A one, a two, a one, two, three, four. Box, box, sei nell'inquadratura. Box e inquadratura. Un po' smaciullato, come piace a noi. Lo inseriremo qua. Ora è importante che io mi lavi le mani. Bene, ora è il momento di tagliare la cipolla. Che dove l'ho messa? Dimenticavo dove l'ho messa la cipolla. Ecco. Grazie alla regia per la cipolla. Bene, iniziamo a tagliuzzare la nostra cara amica cipolla. Che in realtà non è una cipolla, ma uno scalogno, perché avevo questo in casa. Tipo una cipolla, ma non è una cipolla. Ma bando alle ciance e facciamo lavorare queste mani. E voilà, la voilà. Ora che questo tagliere
fa schifo, dovremmo usare una pera. Perfetto. Dovremmo usare la pera. Adesso cerchiamo in un modo, insomma, abbiamo dello Scottex, perfetto. Poi che dite? Tagliamo il coltello? Puliamo il coltello? Sì, lo puliamo il coltello. La pera è un frutto come tutti gli altri, come la banana, come la mela, l'anguria, il kiwi, il melone, il mango, la papaya e tutti questi altri frutti qua. Ma è un frutto particolare perché veniva utilizzato dagli antichi sumeri per fare una cosa molto interessante. E ve lo spiegherò tra poco, mentre prima toglierò questa. Cos'è questa? Questa è esattamente l'innesco di una granata. Pera, in sumero antico, significa granata. Ma non preoccupatevi, questa è una pera che abbiamo disinnescato con il nostro team almeno 10 giorni fa. Il nostro team capitanato dal dottor Giuliano, che salutiamo. È il momento di tagliare questa pera. Si sbucciano le pere? Quindi la taglieremo in due. E sceglieremo la parte migliore della pera, che non è l'interno, che non è l'esterno, ma siete voi la parte migliore della pera. Siete voi la parte migliore di questo programma, di questo spettacolo, siete voi la parte migliore di me. Quindi questo piatto non potrebbe esistere senza di voi, questo piatto non potrebbe esistere senza di me. Quindi grazie. Grazie perché ho appena deciso che non utilizzerò tutta questa pera perché è davvero tanta e non mi va di usarla tutta. È un po' un problema, capito? La taglieremo a pezzettini molto molto piccoli, molto molto piccoli, ma non più piccoli di così. No, più piccoli, hai detto, così. Più piccoli, grazie, perfetto. Più sottili, ottimo. Vedo che io e il mio corpo oggi collaboriamo. I semi di pera non si mangiano, li togliamo, che schifo, via. Chi piacciono i semi di pera? A nessuno. Ora la tagliamo ancora più piccolina. Bene, continuiamo con il taglio della torta. Auguri agli sposi! Bene, io odio fare le cose precise, ok? Odio fare le cose precise, quindi la taglierò in modo grossolano. Bene, è il momento di tagliare il nostro ma... È il momento di tagliare il formaggio. Perché ho scelto di tagliare il formaggio? Perché ci serve per la ricetta, altrimenti non l'avrei tagliato. E perché ho scelto la rosa camuna e non il taleggio? Non lo so. È buonissimo. È buono! Buono! Lo tagliamo. Lo tagliamo come? Come ci pare. Bene, ora che abbiamo tagliato il nostro formaggio, lo mettiamo insieme agli altri ingredienti. Si va in cucina. Ma per andare in cucina ci servirà... Ci servirà il burro. Il burro? Cosa stiamo facendo in cucina adesso? Stiamo imburrando una padella che ci servirà per far caramellare con il miele il nostro pera. Qua faremo caramellare il nostro pera. Qua invece cosa faremo? Metteremo all'interno lo scalogno. E qua invece c'è l'acqua per far bollire il gnocchi. Quindi inseriamo lo scalogno, un po' di pepe bianco. E ora prendiamo anche il sale. Cavolo, è grosso. Abbiamo del sale grosso? Perché non abbiamo quello fine. Mi servono dei mestoli. Grazie. Sentite? Sentite come sfrigola? Sentite? Lasciamola sfrigolare. Mentre sfrigola, prendiamo la pera e la gettiamo nella gella ardente, o comunemente chiamata pentola di burro. Bene, prendiamo il whisky, che non lanceremo per motivi economici. L'annusiamo. È forte. Ma non forte quanto me. Sta adorando qua, sta adorando il vero Dio. Continuiamo, bene. Adesso abbassiamo leggermente la fiamma. Sfumiamo il nostro scalogno con un bel goccio di whisky. Sentite com'è. Mamma mia, già l'odore
mi elettrizza, mi fa andare via. Ma non andrò via perché non abbiamo ancora finito. Intanto che qua si forma una bella patata, inseriremo il pollo. L'abbiamo inserito e ora lo lasciamo andare via libero per la sua strada, che si cuocerà nel modo migliore possibile. Bene, mentre il pollo prosegue con la sua cottura, noi ci occupiamo della nostra pera. Aggiungiamo del miele, un cucchiaino di miele fa sempre bene. Qui lo lasciamo caramellare. Siamo pronti alla bollitura, tra poco arriverà Roberto Bolle e ci insegnerà qualche balletto. Insomma, a me piace ballare in cucina, rende tutto un po' così. Intanto osserviamo queste pere caramellarsi dolcemente insieme al miele, che fanno le bollicine, fanno blu 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 blu, anche se non c'è niente di blu. L'acqua non bolle, questo è un problema. Mi ritrovo sempre in questo momento, no? In cui gli ingredienti stanno facendo il loro lavoro e l'acqua è in ritardo. Quindi adesso ci guarderemo negli occhi, io e voi, per i prossimi 12 milioni di anni. Bene ragazzi, finalmente l'acqua bolle, è il momento degli gnocchi. Wow! Bene, è il momento di aprire gli gnocchi. Non so quanti ne metteremo. Aiutatemi, mi prego, la stazione del cavolo. Ok, vai ancora un po'. Bene, ora dopo un piccolissimo problema di... Purtroppo abbiamo una pentola troppo piccola per contenere tutta la quantità di gnocchi che volevo fare, ma non importa, non c'è problema, davvero. Quindi adesso mi servirà un altro mestolo. Non così. Non abbiamo il mestolo che mi serve. Abbiamo il mestolo. Ora, in questo semplice modo, metteremo ogni singolo gnocco nella padella. Bene, adesso abbiamo trovato una soluzione, ovvero uno scolapasta. Pessima idea! Ora è importante prestare la dovuta attenzione alla mantecatura degli gnocchi. Intanto permettiamo agli gnocchi di abbracciare il pollo, che ha bevuto il whisky, quindi un pollo un po' ubriaco. Permettiamo agli gnocchi di abbracciarlo in un intenso... L'odore che sprigiona una scoreggia lasciata da uno scimpanzé in mezzo alla foresta è davvero un odore sgradevole, credetemi. Ma l'odore di questi gnocchi non ha nulla a che vedere con lui. Ora è il momento di aggiungere un po' di pera caramellata o un po' di caramello perato. Abbiamo fatto uno splendido disastro su questo piano induzione. Uno splendido disastro esattamente come me. Ora... Giriamo e giriamo. Ma per quanto giriamo? Per quanto serve? Non ci poniamo alcun tipo di limite. Giriamo. Ciò che cade, lo mangiamo. Ora mi serve il formaggio. E utilizziamo il formaggio come ultima fonte di mantecatura. E mentre mantechiamo, aggiungiamo un altro goccio di... whisky. Questa è un po' la conclusione, no, della ricetta di oggi. Abbiamo messo gli gnocchi all'interno di questa splendida ciotola di terracotta, anche se sembra un po' cruda. Adesso faremo la cosa più importante, mangeremo perché ho fame ed è il momento di impiattare. Bene signori, per voi e per gli amici finisce oggi un'altra puntata di In Cucina con Tua Cugina. Aspetta, sì, fino un po' il piatto. Finisce oggi. Non ti si vede, abbassati, sistema.
Aspetta, tieni questo. Tieni. Okay. Finisce oggi un'altra puntata di Cugina con tua cugina. Usa questo che è meglio. Finisce oggi un'altra puntata di Cucina con tua cugina. Ringraziamo voi fantastici telespettatori per aver partecipato a questa bellissima puntata, che è solo l'inizio di una grande collaborazione, una grande serie che rivoluzionerà per sempre il mondo della cucina e il mondo del mondo. A presto. Paolo.